Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui parlerò di concentrazione percentuale massa su massa. La definizione di concentrazione percentuale massa su massa è la seguente, ovvero massa del soluto fratto massa della soluzione, il tutto moltiplicato per 100. A tal proposito facciamo subito un semplice esercizio in cui si ha un soluto costituito da sale, un solvente costituito da acqua e si vorrebbe appunto fare una soluzione e calcolarne quindi la concentrazione percentuale in massa su massa di sale nella soluzione. Allora scriviamo i dati. La massa del sale, ovvero del soluto, ammonta a 17 grammi, mentre la massa di solvente, che è costituito da acqua, ammonta nella soluzione a 95 grammi. Vorremmo ora utilizzare una figura per capire meglio che cosa stiamo facendo. In particolare si ha dell'acqua e in quest'acqua viene inserito del sale. Il sale è il soluto, sempre quello presente in maniera minore, mentre il solvente è quello presente in quantità maggiore. Soluto più solvente, ricordo che costituiscono la soluzione, ovvero un miscuglio omogeneo. Vogliamo applicare adesso la formulettina per calcolare la concentrazione di sale in acqua, concentrazione chiaramente percentuale in massa su massa. Allora, quello che bisogna fare è scrivere adesso la massa del soluto, che è dato da sale, è ammontante a 17 grammi, il tutto fratto la massa della soluzione. Ma la massa della soluzione, come ben sappiamo, visto che le masse tra l'altro sono additive, è la massa del soluto del sale, 17 grammi, più i 95 grammi di acqua. E il tutto è naturalmente moltiplicato per 100. Si svolge il conto e si ottiene 15%. Questa è la soluzione. Cosa significa? Significa che una volta aggiunti 17 grammi di sale in 95 grammi d'acqua, avendo poi mischiato tutto bene al fine di ottenere una soluzione, la concentrazione percentuale in massa su massa di sale nella soluzione acquosa ammonta al 15%. Detto altrimenti, se avessimo 100 grammi di soluzione, 15 di questi 100 sarebbero appunto costituiti dal nostro sale, che è il soluto. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.